Buonasera ragazzi, allora siamo giunti qua a un giorno caldissimo, una settimana caldissima, si suda e si sopporta il caldo e parliamo di calciomercato, parliamo di calciomercato. Allora, cosa succede all'Inter? Cosa succede all'Inter? Arriva gente sconosciuta, come al solito, pagata milioni, vedi sto Agumè che sinceramente non so chi cazzo è, quindi non mi sono interessato su quello, ma più per sto Lazzaro qua, Lazzaro, come cazzo si chiama? Allora, io non mi spiego perché dobbiamo andare a prendere giocatori all'estero, pagarlo milioni quando poi abbiamo giovani forti in casa? E questo è il mio punto di domanda. Ora, siamo lì che dobbiamo svendere da Albert perché è un bidone, dobbiamo svendere Giovanni perché è un bidone. Caramò è in giro, si è perso chissà dove, al Bordeaux, di qua, in prestito di là, Gabigol pure. Allora, quindi questo Lazzaro farà la stessa fine? Io spero di no, perché siamo sempre, è un loop sul mercato dell'Inter, è un loop. Parte che poi i nomi per Zeko, per gli altri, sembra che dobbiamo aspettare chissà che cosa, stanno trattando sui 10-15 milioni del cazzo. Vabbè, Zeko è un po' più vecchio, ci sta che comunque vuoi trattare a pagarlo meno, però a me fa incazzare che per questi giocatori, magari Conte avrà ragione, magari Conte avrà visto buono, però ragazzi, sono giocatori, io voglio gente che ha giocato in squadre un po' più forti almeno, no? Squadre un po' più importanti, gente che abbia vinto campionati. Ma così, è sempre un punto di domanda. Tanto vale, che mi tengo giocatori della primavera, è quello che mi fa incazzare a me. Poi magari potrei anche sbagliarmi, però le ultime statistiche degli ultimi giocatori acquistati non è che sono poi molto buoni, perché sono anni che prendiamo giocatori che poi sono bidoni e poi non sa come venderli. Vedi João Mario, vedi Dalbert, con Dobbiaca poi l'abbiamo venduto e compagnia bella. Quindi ragazzi, io spero che sto Lazzaro alzate e cammina sia forte, perché sennò io veramente vado alla sede di Milano, spacco anche la sede nuova, spacco comunque tutto, perché non è possibile. Anzi, quando racconto lo prendo a schiaffi. Poi speriamo sia un buon giocatore, che vi devo dire, non l'ho mai visto giocare, è un fenomeno, un talento, sì. Poi gioca in Serie A e voglio vedere che cazzo di figure si fa. Comunque, inutile facciarsi la testa adesso, aspettiamo, tanto siamo ancora a fine giugno, c'è tutto un luglio intero per capire, anche se comunque poi c'è il raduno l'8, il 10, non ricordo quando è, quindi bisogna ben capire com'è la situazione. Però ragazzi, a me sto Lazzaro sinceramente non, io sto cazzo di Lukaku, voglio, perché aspetto sto cazzo di Lukaku, vendere i cardi per favore, perché non se ne può più. Comunque chiudo qui il video breve, ditemi la vostra opinione su Lazzaro, cosa ne pensate, è forte, davvero forte? Ditemi voi nei commenti, iscrivetevi al canale. Buon weekend, buon fine mese, ci vediamo domani col commento post partita di Italia-Olanda, calcio femminile, mondiali, quarti di finale. Ciao!